Io sono Massimo Cerulo e insegno sociologia nel corso di laurea triennale in servizio sociale. Il corso di laurea in servizio sociale ha una durata di 3 anni, ha un ingresso libero, nel senso che non è previsto un numero chiuso. Le lezioni si tengono presso il Dipartimento di Scienze Politiche dell'Università degli Studi di Perugia, sito in via Alessandro Pascoli, nel complesso universitario. E la frequenza alle lezioni in aula è fortemente consigliata. Ci rivolgiamo a studenti e studentesse che siano curiosi di comprendere i funzionamenti della società e di agire all'interno della società. Le lezioni principali che sono programmate nel corso di laurea, nei 3 anni di corso di laurea, riguardano la sociologia, la psicologia, il diritto, ma anche la metodologia di ricerca sociale. Formiamo degli studenti e delle studentesse che abbiano una conoscenza e una comprensione della società. Questi studenti e queste studentesse alla fine dei 3 anni potranno lavorare in istituti pubblici e privati, nazionali e internazionali, in amministrazioni, in centri di accoglienza, in organizzazioni non governative, ma potranno in particolare iscriversi e sostenere l'esame di Stato per diventare assistente sociale e quindi iscriversi all'albo degli assistenti sociali. Per quanto riguarda il post lauream, e quindi dopo i 3 anni, uno sbocco può essere di sicuro quello di continuare a studiare e frequentare una laurea magistrale. Il Dipartimento di Scienze Politiche, in particolare, offre la laurea magistrale in politiche e servizi sociali. Alla fine dei 2 anni di laurea magistrale, lo studente e la studentessa saranno maggiormente rafforzati nelle loro competenze, il loro curriculum sarà più ampio e, nello stesso tempo, potranno iscriversi e sostenere l'esame di Stato per assistente sociale specialista, che vuol dire offrire ai futuri datori di lavoro una figura ulteriormente professionale. Il corso di laurea in servizio sociale offre una importante possibilità di internazionalizzazione, che significa per ciascuno studente e ciascuna studentessa avere la possibilità di trascorrere un periodo di tempo, di solito qualche mese, all'estero, in università estere, sia in Europa che al di fuori dell'Europa, negli Stati Uniti, in Canada, in Asia, in America Latina. Questo è molto importante perché significa aprire la propria mentalità, uscire da un contesto socio-familiare conosciuto e imparare nuovi modi di insegnamento, nuove modalità di studio, nuove forme di comportamento, linguaggi e costumi. Nello stesso tempo si avrà la possibilità di seguire delle lezioni nei 3 anni tenute da docenti straniere e stranieri che saranno nostri ospiti nel Dipartimento. Le attività pratiche si traducono principalmente nei tirocini. I tirocini sono una colonna, del lavoro di assistente sociale e si traducono in 150 ore nel secondo anno e 150 ore nel terzo anno, nelle quali lo studente e la studentessa lavoreranno in enti e cooperative, in enti territoriali e cooperative. Saranno chiaramente affiancati nella scelta da supervisor e da docenti del Dipartimento di Scienze Politiche, ma il tirocinio è un'attività fondamentale perché rappresenta la pratica, la palestra per diventare assistente sociale. Quindi diamo la possibilità, in collaborazione con l'Ordine degli Assistenti Sociali, a ciascun studente e a ciascuna studentessa di fare pratica mentre studia. Uniamo quindi sapere teorico che apprendiamo in aula a sapere pratico che si apprende sul campo. Studiare a Perugia significa studiare in una città a misura di studente. Studiare servizio sociale a Perugia significa essere nel centro storico e vivere il centro storico vuol dire approfittare dei tempi lenti a misura di giovane, non essere costretti a utilizzare dei mezzi e nello stesso tempo usufruire di tutte le attività culturali messe a disposizione del centro storico. Pensiamo due attività su tutte, Umbria Jazz che si tiene in estate, oppure il Festival Internazionale di Giornalismo che si tiene all'inizio della primavera. Ciao, sono Alessandro Arsini e frequento il secondo anno del corso di servizio sociale.
È un corso facilmente accessibile da tutti quanti gli istituti superiori. Ad esempio, io ho fatto un istituto tecnico e mi sono trovato molto bene pur non avendo le basi e le conoscenze in ambito umanistico. Consiglio questo corso a quelle persone che amano il contatto e, in quanto futuri assistenti sociali, saremo in prima linea ad aiutare altre persone. Infatti, sia il corso sia la nostra professione hanno come centro la persona e la società. Io ho scelto questo corso perché un mio obiettivo in futuro era ed è tuttora quello di aiutare le persone. E cosa c'è di meglio di questo corso? Le discipline che studiamo sono prevalentemente umanistiche, l'unica eccezione è forse statistica sociale, che sta nel secondo anno. Ma non mancano le materie dell'area sociologica e psicologica. Una materia molto interessante, nonché materia di indirizzo, è metodi e tecniche del servizio sociale, presente in tutti i 3 anni, incentrata sulla professione dell'assistente sociale in tutte le sue sfaccettature, con un occhio di riguardo alla persona e alla sua unicità. Altra cosa fondamentale sono i tirocini, che iniziano dal secondo anno, sia in cliniche pubbliche che in quelle private, come ASL, associazioni, residenze, comunità, consultori e così via. I tirocini sono fondamentali, dato che il nostro corso si fonda in un approccio molto pratico alle discipline. Non ci sono conoscenze base specifiche richieste. Come detto prima, bisogna essere appassionati delle materie umanistiche e di quelle socio-psicologiche. La difficoltà è una caratteristica molto soggettiva, quindi vi parlerò strettamente della mia esperienza personale. Credo che ogni difficoltà in ambito universitario può essere gestita con facilità se tra le cose che studi c'è qualcosa che ti piace veramente. Oggettivamente penso che questo corso sia mediamente difficile, mi spiego. La parte difficile non è tanto il troppo studio o le discipline, quanto i tirocini. Molto spesso andrai a contatto con molte realtà difficili e con contesti drammatici, ma diciamocela tutta, che chi desidera fare questo corso deve sapere in linea di massima cos'è un assistente sociale e cosa fa. Non lo dico per scoraggiarvi, tutt'altro, lo dico per farvi capire se questa può diventare la vostra via. Lo studio all'università è interamente organizzato dallo studente, ovviamente influenzato da vari contesti privati e dalle varie date di esami. Il modo migliore per studiare è quello di frequentare il maggior numero di lezioni, prendere appunti e in caso di integrarli con i manuali di ogni disciplina. Io personalmente in media studio 10 giorni prima dell'esame, 3 o 4 ore al giorno. Ovviamente anche il metodo di studio varia da persona a persona, quindi è abbastanza soggettivo. L'importante è stare sempre al passo, sia chiaro. Può succedere di rimanere indietro con un esame, ma c'è tutto il tempo per recuperare, state tranquilli. La mia vita è molto cambiata. Innanzitutto è un corso che vi apre moltissimo, è un corso che permette di capire molte cose. Da quando frequento questa università ho conosciuto moltissime persone, sia del mio corso che degli altri dipartimenti, grazie ad associazioni e anche altri eventi come feste e così via. E ricordate, la vita universitaria non è solo studio e lezioni noiose, ma anche divertimento, amici e bellissimi ricordi. La sede del corso di servizio sociale è nel Dipartimento di Scienze Politiche, anche se alcune lezioni le teniamo anche al Dipartimento di Scienze della Formazione, in centro storico. Come tutti i corsi, anche il nostro mette a disposizione progetti di mobilità Erasmus-Socrate, con i quali vengono offerti periodi di studio presso università degli altri paesi europei. Inoltre all'interno del nostro corso abbiamo dei docenti professionisti a contatto sia con noi studenti sia con la professione dell'assistente sociale. E questa è una fortuna, dato che ci permettono di apprendere le prospettive, i contesti, l'etica e l'importanza della nostra futura professione. I dubbi ci saranno sempre. Io personalmente mi sono chiesto più volte durante questi anni se questo fosse il lavoro che avrei voluto fare per tutto il resto della mia vita. Dopo averci riflettuto, ho capito che l'assistente sociale era la mia aspirazione più grande, aiutare le persone in modo professionale e con competenza era quello che volevo fare nel mio futuro. L'idea che io ho di lavoro. Non solo fonte di reddito, ma anche di felicità, impegno sociale e passione. Anche se alcune materie potranno sembrarvi superflue,
vi renderete conto che tutto quanto alla fine servirà a formarvi. Ci sono varie alternative a questo corso, come Scienze della Formazione e Scienze dell'Educazione. Però purtroppo il nostro corso di servizio sociale è l'unico che può permettervi di diventare assistenti sociali e sociologi. Ci teniamo a ricordare che questo video è stato realizzato durante l'emergenza Covid-19. Nonostante ciò, ritenendo fondamentale il servizio di orientamento offerto dall'Università degli Studi di Perugia, abbiamo deciso di offrirlo in modalità telematica. Per altri approfondimenti potete consultare il sito web Unipg, dove troverete informazioni e altri video. Ciao, a presto!